È particolare anche l'ideazione dei titoli delle varie tracce di pazienti. Associa una malattia a un disturbo psicologico a nome di ogni artista protagonista. Qualcuno si è offeso, ma tutti hanno accolto bene l'idea. No, fortunatamente tutti quanti sono stati tranquilli, anche perché molte volte l'ho decisa con alcuni pazienti. Cioè, ad esempio, con Agnes è stato immediato, perché ho detto, va, tu sei il disturbo post-traumatico, perché la canzone parla di essere uscito da una relazione traumatica. Ho detto, ok, tu sei il disturbo post-traumatico. Altri tipo Ozymandias, siamo dovuti dire, ok, che malattia c'hai te? E alla fine, diciamo, manie, perché Ozzy, chi lo conosce, sa che è uno che ha un sacco, è molto scrupoloso su quello che fa, quindi un po' maniaco ci sta, insomma, nel senso che ha delle manie, non che è un maniaco, insomma. E in realtà no, perché poi l'ho deciso molte volte con gli artisti, cioè a volte glielo dicevo e loro dicevano, no, vabbè, è vero però, cioè tipo antisocialità, cioè, non ti fate rispettare le regole, è vero, cioè Shanghai Blood, è vero, le regole non ci piacciono, quindi aveva tutto senso, insomma. C'è anche qualche rapper che ha collaborato al progetto, con chi invece non si è ancora riuscito a collaborare? Allora, rapper che hanno collaborato al progetto, ci sono, li metto in ordine. Allora, Akes è il disturbo post-traumatico. Quindi Akes è da una rottura, da una relazione, tutta, tra virgolette, la sofferenza di quando subisci un trauma e non riesci a separartene, quindi te lo porti appresso per un tantissimo tempo. Cosa che poi è, non dico vera, ma mezzo, nel senso comunque. Agnes è uno che è molto connesso con la sua anima, quindi scrive quello che sente. Ozymandias che fa manie, cioè manie perché è una persona appunto che è mega 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 scrupolosa, mega mega chiusa, mega mega dettagliata e anche che ha molta sicurezza in se stesso, quindi tra virgolette ci stava bene un po' di ego trip, ego mania, ce l'aveva. Poi abbiamo Anima, che è iperaffettività perché è un love songer. Poi ci stanno i 94 Hermanos, che sono un gruppo molto forte, che si occupano, fanno, diciamo, una sorta di indie pop, ma sono molto bravi. Poi Evi, che è un rapper super tecnico, veramente di talento. Sentirete parlare di tutti gli artisti, se non avete già sentito tutti gli artisti del mio disco, ne sentirete parlare in futuro sicuramente. Poi andiamo avanti con Shanghai Blood, poi Andre Faida, poi c'è Soleil, Garfo, poi Soleil e poi io, che non sono un rapper, però vabbè, canto. E ho collaborato con loro e in realtà ho collaborato perché appunto facendo, cioè, lavorando con me ho detto, ma sai che c'è, voi siete pazienti, io sono il doc, facciamolo, è uscito molto naturale, non ho dovuto cercare niente. Con chi non sei riuscito ancora a collaborare? Ce ne sono tanti. A me, non nascondo che a me ci sono molti artisti con cui mi piacerebbe collaborare. C'è sta, vabbè, Salmo, c'è un sacco. Direi anche Fabri Fibra. Fibra, Salmo, so che tu ci stai guardando, quindi contattami, Salmo, contattami, Fibra. Ho una canzone apposta con voi. Ci sono, poi vabbè, altri che non sono conosciuti collaborare, piacerebbe collaborare con il Truce Clan, un sacco, io sono un mega fan di Noyz, Carter, Gel, tutti quanti, ma ci sono un sacco, io sono veramente, ho una cultura sterminata, quindi veramente, miti. Ci sono pure dei gruppi punk, tipo gli Skrillex, che mi piacerebbe collaborarci, ma è impossibile, perché sono praticamente sciolti, quindi ho una lista di nomi, anche non rap, tantissimi. Allora, 5. Ci sono associazioni nome disturbo che ti senti di fare con protagonisti alcuni rapper o artisti odierni non presenti nell'album. Cioè, mi stai dicendo sostanzialmente artista e disturbo. Allora io faccio un gioco, lo faccio solo per voi. Prendo una lista rapper italiani, non posso prendere internet, rapper italiani. Ok, allora, GQ Italia, cerchiamo di prendere. Allora, 20 rapper più ascoltati su Spotify. Prendo quello, dai, così. Allora, vediamo. Numero 20. Cazzo. Fabri Fibra al numero 20. No, Fabri Fibra, mito. Fabri Fibra, direi. Fabri Fibra è proprio psicopatia. Secondo me Fabri Fibra è tipo. È quello che è un grande fibra perché riesce a rinchiudere un lato molto umano, molto, molto normale, però c'ha quel lato un po' psycho,
Cioè, si vede che è un fan della roba horror, della roba spinta, cioè si vede, quindi a me piace un botto. Quindi fibra, sì, psicopatia assolutamente. Poi. Jax, non lo so, Jax non so che malattia c'ha. Ti direi, Jax cosa dovrebbe avere? Boh, non lo so dire, non mi sembra sano Jax, cioè nel senso... Forse elimina un po' di, come si dice, di ossessivo-compulsività, magari. È uno molto, molto, insomma, chiusone dall'idea. Poi che altro è? Oddio, che altro? Guepegno, beh, sesso dipendenza, assolutamente. Beh, poi non mi va di dire cose brutte su alcuni che sono tossicodipendenti. Ce ne sarebbero 10.000 che sono tossicodipendenti per davvero, quindi... No... Sì, Salmo pure, Salmo direi tipo aggressività, tipo, non lo so. Ma poi, secondo me, l'idea pazienti non la farei mai con... Cioè, se lavorassi con artisti tipo Salmo, non farei l'idea nomepatologia, farei qualcos'altro, che non vi dirò, però avrei in mente altre idee se avessi artisti così, perché non li conosco così a fondo e li dovrei conoscere. Poi... Capo Plaza, boh, in realtà poi c'è Marrakesh, Marrakesh, secondo me Marrakesh è tipo, come si dice, è ipersensibile, ipersensibilità. Marrakesh è tipo uno che, come tipo, mega, sente mega le emozioni, molto che si offende, quindi direi ipersensibilità. Poi boh, cioè, basta.